Ci proviamo insieme una busta misteriosa dei me contro te, sempre in piscina. Vediamo un pochettino all'interno cosa troviamo. Spero anche uno slime, ma prima sigla. Yolanda Ritz. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao a tutti amici, io sono Yolanda Switz ed oggi sono tornata con un nuovissimo video dove andiamo ad aprire insieme una shopping bag, una busta misteriosa dei me contro te. All'interno dice che ci sono tre cose. In realtà questa non l'ho pagata poco, vi devo dire la verità. L'ho pagata 14,90 euro. Cavolettini di Bruxelles, eh? Mamma mia, in confronto alla mia bag misteriosa, che sì, è vecchiotta, però comunque ci sono tante cose all'interno, anche molto molto carine. Questa qua costa veramente tanto. Allora, dentro dovremmo trovare una colla, che non l'ho mai provata questa di me contro te, una mini bag e una borraccia in alluminio. Quindi, prima di scoprire ovviamente cosa troveremo e se le cose sono carine all'interno di questa shopping bag, lasciate un bellissimo pollice in su, iscrivetevi e attivate la campanella per restare sempre connessi su tutti i video che io carico tutti i giorni alle ore 14:30. Mi raccomando, tanti tanti pollici in su. Perdonatemi i capelli, sono tutta sconvolta, scioccata, perché oggi fa caldo, raga. Fa veramente tanto tanto caldo, sono aumentate le temperature e fa veramente molto caldo. Oggi abbiamo pensato di passare la nostra mattina in piscina perché il tempo è un po' incerto. Va bene, questa busta qua si apre molto più facilmente, la mia l'ho spaccata l'altra volta. Va bene. Allora, si chiama Happy Bag dei me contro te. Mettiamola così. Ah, c'è praticamente, ragazzi, quello che c'è dentro, te lo spoilerano fuori dalla busta. Avrei preferito che non mettessero fuori quello che c'è all'interno della busta misteriosa, però va bene. Allora, vediamo un pochettino. Oh, però penso che queste cose comunque le regalerò. Però alla fine abbiamo trovato una borraccetta molto molto carina, devo dire. Fucsia. Ragazzi, una borraccetta fucsia. Se mi giro è perché controllo che non venga nessuno. In questo momento, ragazzi, sono sola in piscina. C'è Daniele là con me che sta prendendo il sole. Però nel frattempo sono sola momentaneamente. Spero che non venga nessuno perché altrimenti, dai, che sfiga, ragazzi. Però devo finire a casa questo video. Allora, intanto abbiamo trovato una borraccia fucsia. Ecco cos'è che faceva chiasso all'interno di questa box. Vedete? Cioè, questo c'è un moschettone. Queste qua, se non mi sbaglio, le ho aperte in un video, non mi ricordo, sinceramente, è passato un po' di tempo. Allora, sopra c'è questa pellicola, che in realtà non ho capito se si toglie oppure no. Penso che su questa pellicola ci sia impresso comunque il disegno dei me contro te, quindi non si deve staccare in teoria. Dentro è in alluminio, sotto ci sono tutte le caratteristiche. Si chiude col tappo e la borraccia è tutta glitterata. Ragazzi, sta iniziando ad uscire il sole e fa veramente molto caldo. Sarà molto emozionante fare lo slime qua così in piscina. Comunque è molto carina, però si deve lavare perché puzzicchia un pochettino dentro. Quindi sì, raga, bisogna lavarla. Comunque, dai, è carino alla fine come regalino. Allora, poi abbiamo tutto rosa. No, vabbè, ragazzi, tutto del mio colore preferito. Allora, abbiamo trovato questo che in realtà la Shocky Benz, Skiffidoll, casa Skiffidoll, avevano fatto degli mini zainetti, però non dei me contro te. Io avevo aperto quelli. Questi qua non l'ho mai aperto, non li ho mai aperti. E abbiamo trovato sempre questo qua in versione però rosa. All'interno di questo mini mini bag, mini mini zainetto, che è rosa, che adesso andiamo ad aprire insieme. Davvero molto carino, però devo ammettere. Allora, c'è il logo dei me contro te. Vola perché c'è vento. Allora, lo scatolino è questo. Dietro ci sono tutti i mini zainetti, ragazzi. Tutti così. All'interno sei mini sorprese che funzionano davvero. E noi siamo curiosi di andarla a vedere. Anche qui c'è un moschettone con i glitter, molto bello con la scritta me contro te, che è appiccicata tipo con uno stencil. Vediamo, apriamo lo zainetto. E dentro troviamo delle cose super mystery. Allora, cosa c'è qua dentro? Ragazzi, queste cose le andrò a regalare perché ovviamente io non le userò. Però queste sì, queste me le tengo. Allora, sono delle clip molto molto belle, tutte colorate. Poi abbiamo queste qua, non le ho mai aperte perché non me le hanno mai inviate, non le ho mai trovate neanche in edicola. Allora, c'è
un mini notebook molto bellino e piccolino dove segnare le cose. Molto bello perché ci sono un sacco di disegnini carini. Come vedete sopra di me il cielo è azzurro, però il tempo è incerto, quindi c'è il sole nuvoloso. Però noi siamo venuti comunque in piscina perché si sta bene, ragazzi. L'acqua è bella fresca e poi fa caldo, fa caldo. Vabbè, comunque sopra qui c'è scritto lui e Sophie. Le scarpette, comunque molto bello. Poi qua cosa abbiamo? Sono degli adesivi? No, si staccano, penso si mettono tipo dentro al quaderno. Con chi del re signoresse, con scritto me contro te. E qua tipo si può scrivere il nome, la materia, eccetera, eccetera. Questi sono molto carini, vediamo come sono. Allora, sono degli adesivi puffosi, molto molto belli. Questo con l'anguria è davvero molto carino. Attacchiamolo sopra allo zainettino, vediamo com'è. È molto puffoso, molto bello. Vedete come sono? Dai, devo dire che questi sono davvero carini. Ci sono gli adesivi, questi qua con i disegnini, tipo l'anguria, tipo la macchina fotografica. Questi sono i miei preferiti, molto molto belli davvero. Poi abbiamo due cose davvero super kawaii. Queste, bellissime. Allora, abbiamo una penna, io credevo fosse un evidenziatore. Dove la posso provare questa penna? La provo nel quaderno, ovviamente, ragazzi. Wow, no, vabbè. Allora, facciamo una cosa. Adesso io scrivo una cosa. Voi dovete indovinare. Allora, vediamo. Io scrivo una cosa e voi, io la passerò velocemente davanti alla videocamera e voi dovete indovinare cosa ho scritto. Allora, siete pronti? 3, 2, 1. Cosa ho scritto? Cosa ho scritto? Mettete pausa e scrivete giù nei commenti cosa ho scritto per chi è arrivato in questo momento del video. Comunque è molto carina una penna che scrive azzurra, molto molto bella. Poi abbiamo una pasta, che questa qua è tipo plastilina. Come profuma questa qua, se non mi sbaglio, noi l'abbiamo aperta in un video, se non mi sbaglio, molto molto bella. E sempre di me contro te sembra una gomma da masticare. In realtà è una pasta tipo plastilina. E raga, profuma di gomma da masticare, tipo Big Bubble. Se sentite suoni, ovviamente perché non ho una villa privata con la piscina, ma siamo in un condominio con la piscina. È già un miracolo che io riesca a registrare video. Comunque, molto bella e devo dire anche molto elastica per essere una pasta modellabile, tipo plastilina. Molto elastica, molto carina. Io rimetto di nuovo tutto nello zainetto. Allora, poi c'è il libricino e c'è la colla. Io questa colla qua di me contro te mi pare che non l'ho mai utilizzata, se non mi sbaglio. E ora la andiamo ad utilizzare insieme. Allora, questa qua è la rivista, sempre della Skifidoll. E no, anzi, della busta bag misteriosa dei miei contro te. E questa è la colla che mi è uscita rosa. Allora, io non lo so quante colle ci fossero dei miei contro te, se erano glitterate, se erano diverse, perlate, eccetera. Questa è la colla, questa qua con i miei contro te sopra. E questa colla qui è perlata. È perlata, è rosa perlata. Allora, adesso ovviamente la andiamo a provare insieme. Andiamola ad aprire. Allora, questa qua in teoria quanto costa? Non lo so quanto costa. Vabbè, non lo so quanto costa. Comunque, buchiamo la colla e andiamola a mettere all'interno della vaschetta. Mi sono automunita. Ho perso anche il tappo. Vabbè, non fa niente. Allora, profuma. Raga, profuma. Oddio, va bene così. Basta così. Perfetto. Chiudiamo. E adesso andiamo a mettere il mio attivatore. Allora, come colore devo dire che è davvero molto molto bella. E vediamo un pochettino com'è. Andiamo ad aprire, ci sono due bambini che stavano per entrare qui, meno male che non sono venuti, ragazzi. Allora, andiamola ad aprire. Io ho il mio attivatore. Vediamo. Questo qua l'ho trovato anche sul mio sito, è www.irandaswitz.it. Andate a dare un'occhiata sul mio sito, mi raccomando, perché è sempre attivo. Ci vogliono poche gocce del mio attivatore addensante, sempre Yolanda Sweets. E questa, piano piano, è la colla con lo slime che sta uscendo di me contro te. Devo dire che non è male. Vi ricordate ai tempi che ho aperto anche nella mia box la mia colla? Ve la ricordate com'era? Questa diciamo che è più o meno simile. È profumata, profuma come la plastilina, tipo un po' di gomma da masticare, tipo Big Bubble. Allora, è un po' gelatinosa. Allora, questo è lo slime
che è uscito con la gola dei miei contro te. Non so se si può percepire, però è molto gommosa come tipologia di colla, è molto gelatinosa, però è molto scoppiettante. Allora, non è male. Ok amici, allora grazie mille a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, intrattenendo strappando un sorriso come sempre. Io vi voglio tanto bene, vi mando un bacione ed un abbraccio forte, e noi come sempre ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovissimo video. Ciao amici!